Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide De Vito e oggi siamo all'interno di questa nuova video recensione di questo Flight Auto 6, che sono joystick più manetta motore, quindi la cloche di comando per la simulazione di voli. Questa è la scatola del gioco, che presenta quindi due oggetti, ovvero la manetta e il joystick con i relativi pulsanti. Parliamo innanzitutto delle sue caratteristiche migliori, ovvero delle assi. Prima di parlare delle assi, quindi diamo una breve spiegazione che cos'è l'asse. I pulsanti si dividono in due categorie principali: il pulsante della tastiera, che si preme e arriva l'impulso al computer che risponde, e l'asse, ovvero un pulsante che può essere premuto a metà, può essere premuto a tre quarti, può essere premuto con varie gradazioni. L'asse principale è ovviamente quella della manetta, che può essere estesa al 100%, al 50%, al 75%, insomma come vogliamo. I gradi sono quasi infiniti e possiamo decidere noi l'inclinazione adatta che ci serve in quel determinato momento. Un'altra asse molto importante è quella proprio del joystick, che ci permette di alzare il muso, abbassarlo e andare a destra o a sinistra. Quest'ultima asse è aiutata e facilitata con l'ausilio di questa gomma, che appunto frena leggermente il nostro movimento in modo da renderlo più delicato e preciso. Un'altra asse molto importante è quella del trim. Di default sul gioco Flight Simulator X è impostata come trim, ed è l'asse proprio che passa verticalmente dalla base alla punta del joystick, e quindi possiamo ruotarla. E quella del trim, quindi ovvero le ruote che girano, o l'alettone posteriore che si inclina in modo da farci leggermente girare. Un'altra asse che io ho scoperto con molta felicità si trova proprio dietro la manetta. È questa asse che di default, quindi senza che noi la tocchiamo, è situata al 50%, noi possiamo andare verso destra o verso sinistra. Questa asse può essere attribuita in un comando di volo come il trim o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Voi basta che andate sulle opzioni e impostate questa asse, quindi questo altro pulsante che potete gestirvi voi, dato che è comodo, perché una mano ce l'avete sulla manetta, l'altra sul joystick, e la prima, ovvero la mano sulla manetta, può anche dedicarsi con questa ultima asse. La cloche in totale presenta 12 pulsanti, tra cui anche un pulsante direzionale proprio situato sul joystick, che nel gioco può essere molto utile per direzionare la nostra visuale all'interno della cabina, per vedere se ci sono disponibilità di piste o quant'altro, per i comandi, per un sacco di cose, ed è molto importante. E anche la sua posizione è molto comoda, quindi sul joystick abbiamo questa funzionalità, mentre sulla manetta abbiamo l'asse posteriore. Tutti i pulsanti che sono utilizzabili facilmente, senza che leviamo le mani dal comando di volo, quindi rischiamo di perdere il controllo del velivolo. Il filo che collega il joystick e la manetta può essere allungabile, e può anche essere, se non ci serve tutta questa distanza tra i due, può accorciarsi semplicemente girando la manetta e arrotolando in apposito spazio, come state vedendo dalle immagini, il filo. La risposta di gioco della manetta, del joystick e dei pulsanti è immediata, non c'è nessun tipo di ritardo, e soprattutto la risposta è molto precisa, e la calibrazione io non l'ho dovuta fare, perché appunto ha un minimo movimento del joystick che corrisponde a un minimo movimento del gioco, e quindi questo credo sia fantastico. Come ultima cosa vorrei farvi vedere con due schermi, appunto, sia lo screen del gioco e sia l'immagine del joystick e della manetta, per farvi vedere un decollo e un atterraggio come esempio più pratico possibile di come quindi possiamo attuare questi due aggeggi in un gioco che è quello di simulazione più usata, che è quella di Flight Simulator X, di cui già vi parlavo prima. Impressioni personali prima di questo video: direi che sono molto molto contento, e per questo infatti ho deciso anche di documentare il tutto con un video. Quindi noi ci vediamo al prossimo, si spera. Ciao!